nostri anfi, Anna, gentili cittadini di Cernusco, ha inizio la cerimonia del 26esimo incontro dell'Associazione Nazionale Finanzieri della provincia di Lecco, in collaborazione con l'amministrazione comunale di Cernusco, la Guardia di Finanza e il gruppo Anna di Cernusco. Ora iniziamo la cerimonia con l'alza bandiera, mentre viene eseguito l'inno nazionale italiano. Prende ora la parola il Presidente dell'Anfi Sicurezza per la nostra legalità, grazie a tutto quello che farete nel futuro e grazie anche a tutto quello che avete fatto in passato. Se oggi siamo la società che siamo è anche merito vostro. Grazie e buona giornata. Prende la parola il Consigliere Nazionale dell'Anfi Lombardia, Tenente Dottor Alberto Donadoni. Buongiorno a tutti. Dell'ANFI, grazie sincero al Presidente Accademico perché questo invito fa sempre piacere assistere a questa testimonianza ogni giorno. Adesso questo è il 26esimo, io sono appena arrivato, quindi non si sente niente. Grazie, sono appena arrivato, quindi è la prima occasione che ho di vedervi. Sono molto contento, anche commosso, perché riesco a constatare e a testimoniare il perseguimento dell'oggetto sociale dell'ANFI, perché questa collaborazione tra la Guardia di Finanza, noi finanzieri in congedo e le istituzioni sono il punto forte della nostra associazione, quello che cerchiamo sempre di voler testimoniare. E quando vedo i miei
finanzieri in congedo che hanno un po' più anni di me, ma molta esperienza, e si dedicano ancora a essere testimoni di quello che hanno passato per cercare di trasferirlo alla popolazione attuale e ai giovani. Io sono un po' più giovane, la mia permanenza nella Guardia di Finanza è stata limitata nel tempo, ma molto significativa, e ho fatto miei inevitabilmente quei valori che vedo che vengono testimoniati sempre dall'ANFI. Quindi un grazie per l'ospitalità al Corpo in Servizio, quindi grazie a tutti e viva l'ANFI, viva la Guardia di Finanza e viva l'Italia. La cerimonia termina qui, si ringraziano tutti i presenti. Adesso il corpo musicale eseguirà una marcia, poi ci recheremo qui nella sede dell'Alpini Sernusco per un rinfresco. Grazie e arrivederci. Che ho di vedervi, sono molto contento, anche commosso, perché riesco a constatare e a testimoniare il perseguimento dell'oggetto sociale dell'ANFI, perché questa collaborazione tra la Guardia di Finanza, noi finanzieri in congedo e le istituzioni sono il punto forte della nostra associazione, quello che cerchiamo sempre di voler testimoniare. E quando vedo i miei finanzieri in congedo, che hanno un po' più anni di me, ma molta esperienza, e si dedicano ancora a essere testimoni di quello che hanno passato per cercare di trasferirlo alla popolazione attuale e ai giovani. Io sono un po' più giovane, la mia permanenza nella Guardia di Finanza è stata limitata nel tempo, ma molto significativa, e ho fatto miei inevitabilmente quei valori che vedo che vengono testimoniati sempre dall'ANFI. Quindi un grazie per l'ospitalità al Corpo in Servizio, quindi grazie a tutti e viva l'ANFI, viva la Guardia di Finanza e viva l'Italia. La cerimonia termina qui, si ringraziano tutti i presenti. Adesso il corpo musicale eseguirà una marcia, poi ci recheremo qui nella sede dell'Alpini Sernusco per un rinfresco. Grazie e arrivederci.